C'è Foxy? C'è Foxy tutto. Anna, se corri, Anna, ti prende. No, non chiudere, Anna, che c'è se, dai, se parte. Anna, sei. C'è Foxy, Anna. Ben ritornati di nuovo nella pizzeria di Five Nights at Freddy's. Qui su Gmod c'è anche Anna. E no, lì... no, ma perché non siamo nell'ufficio? Perché? Per assistere in prima persona alla perché svegliata. Vai, vai, Anna, vai, 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 vai. Abbiamo anche Cico lì nell'angolo. Ti prego, posso entrare nell'ufficio? No, non ti puoi, prego. No. Nice try. E poi posso Alex qui. Posso entrare in ufficio? Tu, Anna, puoi entrare in ufficio. Io invece, ragazzi, oggi voglio essere il coraggiosissimo. Ma quanto sei coraggioso a stare là? Guarda che ti arrivano in faccia di brutto, A mille, a pallettoni. Sono coraggioso a pallettoni. Sarò la vostra aquila che vi dirà quando succede qualcosa, quando si sveglia qualcuno, sarò io ad avvertirvi. Tu, Anna, sei l'addetta alle porte, d'accordo? Va benissimo, sono pronta alle porte. Mi raccomando, non mi deludere, perché tu deludi, No, oh. No, lei, però quando passi devi dire che sei tu. Tranquillo, stai sul pezzo, no? Sto solo super sul pezzo. Ah, c'è Cicca, Cicca! Ah! Sta arrivando? Ragazzi, in campana, in campana, perché oggi stiamo affrontando le notti difficili. Stiamo partendo dalla notte 3, dobbiamo fare la notte 3, la notte 4, la notte 5. E poi ci sarebbe anche la notte customizzabile, quella Lion, estrema. Queste notti sono così tanto difficili che mi stanno sudando le chiappe. Sì, è normale, è una caratteristica non delle chiappe. Non è normale, Lion, non è normale. Anna, lì dentro tutto bene? Tutto bene, siamo ancora a luna di notte. Devi dire sì, signore. Sì, signore. Sì, signore e signore. Signore, signore. Ah, no. Dai, cosa c'è? Qualcuno da sinistra, l'ho visto, Lion. Siamo su Bonnie. Sì, è vero, lo vedo. È andato un po' in giro il bel bambino. Anna, devi dire sì, signore, sì. Sì, signore, sì, signore. Sì, signore, sì, signore. Brava, soldato. Adesso mi raccomando. Grazie. Cica è in giro, ragazzi. E c'è Foxy che... Ho sentito Foxy che sta cantando. Arriva Bonnie, arriva Bonnie, arriva Bonnie. No, 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 Anna, apri, Anna! Guarda, aiutami! Soldato, aiutami, prego, sei nei casini, soldato, andresti fatto entrare! Sì, signor capitano, sì, signore! Fai richiesta ufficiale di entrare! La prego, capitano, potete entrare in rifugio, per favore! Aspetta, dobbiamo sbrigare la burocrazia, fratello! Allora, Anna, valutiamo la perimetratura dell'ufficio per vedere se ci sta un altro. Signore, non c'entra nessuno, signore! Però potremmo muoverti a te un pochino lì sulla scrivania. Signore, signore? No, ancora stai bene. Allora, permesso. Aiuto, mamma mia, che faccia, Cicco! Capitano, la prego, capitano. Stiamo a fare il possibile, fratello, che poi chiede di entrare anche Alex, magari, capito? Quindi, aspetta che vado a controllare. Ma è lontano, stavo uscendo. È un po' un casino, signorina Anna. Non abbiamo spazio. Io chiudere le porte. No, assolutamente, dobbiamo aspettare. Cico, mi raccomando, limitrofo. Okay, appena si muove un attimo, io faccio l'allarme, Sì. Però non ti è stato accordato il permesso di entrare, Infatti non entro. È un casino. Ah! Oh, non entro, chiudi, zazzana! Beh, è andato. Permessi di entrare, fuori! Vado fuori! Cazzozza, è morto pure... Mamma mia! Quante volte! Tutto. Ma fuori stanno essendo accoddati tutti. Ma non lo so perché è morto di nuovo. Ragazzi, ma è terribile. Bastava chiedere di entrare, voglio dire. Ma io ho chiesto e tu mi io. Perché non ti ho capito, parli male. Ma che è morto di nuovo, Cico? Cosa c'è là fuori? Anna! Brutta scrofa, pedali. Che c'è? Ma non vedi? Cosa? Facci! No, è già chiuso, siamo chiusi. Guarda, sta uscendo. A vedere. Sì, è vero, è bello ingrippato. La porta sinistra, c'è Bonnie. Non rompere. Oh, Lion, puoi aprire, dalla mia parte puoi aprire, veramente. Ho perso 5 litri. Apro. Vai nell'angolo, Anna. Ma sento ridere. Cosa c'è quello? No, Lion, cos'è? È Freddy, Vedo solo gli occhi. Stai nel chilling, è Freddy. Devi stare... Certo che per voi senza la torcia deve essere ancora più horror comunque. Oh, c'è la fila, Cico, da te c'è sia Cica che Freddy, Anna, perché li voglio rigroppare tutti? Cos'è? Non puoi tenere le porte chiuse. Ma tu l'hai chiusa, io non l'ho aperta. Cattiva! Chiudi! Cazzo, bracchio! Ah, ma di nuovo!
Vabbè, almeno abbiamo gli allarmi, insomma. Loro muoiono quando vuol dire, dai, tipo gli uccelli. Sta facendo Bonnie! Entrare nel coso lì, nel coso! Ma non è vero. Sì, Lion, vai là, vai nello sgabuzzo. Attento, È vero. Silenzio, calmi, ragazzi, stiamo andando alla grande. Che ore sono, soldatessa? Sono solo le 3, signore, signore, sì, signore. Non è male, non è male. Le 3 è un buon tempo. Chi è la porta? Chi è la porta? Chi c'era? Maria, Maria, Bonnie. Chiudiamo. Quanta batteria abbiamo? Anna, ne abbiamo abbastanza, Però tu non devi toccare, devi stare ferma. Oh, ma te mi hai detto che sono attento alle porte? Ma sei scemo? Sì, ma quando io ti dico di chiudere. Oh, madonna. Ma te la dici mai? Chiudi, chiudi, chiudi. Ma povera mia. Aprite questo, non aprite questo. No, 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 non toccare. E prima mi dici perché non Anna, apri le porte. Anna, 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 Annina, faccia al muro, per favore. Oh, sto faccia morendo perché. Faccia al muro, faccia al muro, faccia al muro, faccia al muro. Ti dico io se succede qualcosa, ok? Che sto facendo? Ok, stai lì un attimo a riposarti. Non aprire la mia porta. Ok, ok, ok. Quella di Alex? Sì, sì, si può aprire, che se ne è andata. E non lo dici? Te lo volevo dire adesso. Ma è una truttanta di tua madre. Non so neanche cosa voglia dire. E che raccoglie i mazzetti di c***o. No! Di cavolfiori. Oh, c'è con Foxy. C'è Foxy, c'è Foxy, c'è Foxy. C'è Foxy, c'è Foxy. Tutto. Dai, Anna, se corre, Anna, ti prende. No, no, non chiudere, Anna, che c'è se, dai, se parte. Anna, Anna, sei. C'è Foxy, Anna. Anna, aspetta che vado dentro prima che mi piglia a correre questo qua. Anna, mamma mia. Anna, non ti piccia. Dov'è che sei? Ferma. Che se parte a correre Foxy ci ingroppa come un diavolo tasmano. Fratello, puoi aprire la mia porta? No, aprila. No. Ah, ok. Guarda, sono schimmesso. Ferma, aprile, Anna, ferma, ferma. Ti devi spostare, Anna. Ti devi levare dalle balle. Ah, ma me ne vado fuori. No, devi stare ferma. Perché se arriva Foxy e noi non chiudiamo in tempo, ci fa Fratello, guarda qui. Fratello, guarda qui. Ci sdunga il bombom. Guarda qui chi c'è. C'è di nuovo lei, ti prego. Anna, Anna, sei in mezzo alle balle sempre. Dai, addio. E un altro è andato. Signore, siamo alle 5 di mattina, ce la stiamo facendo. Guarda Foxy com'è tutto a cazzo di force. Che schifo. È indicibile, ragazzi, è una pericolosità assurda. E tu occhio, perché qua è. Aiuto, chiudi, mamma mia, chiudi. Mamma mia. Oh, si è fermata, sì. Si è fermata, sì. Mamma mia, perché fa così? Chiude da sinistra, lasciate chiuso per sempre, ci voglio! Bonnie! Ho sentito un splurush! Stai zitta, brutta ubriaca, ma cosa hai sentito? Adesso. Arca madre! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! No, ma qui c'è la fila, Chico! Chiudo! No! Basta! Lo so, lo so. A sinistra, Bonnie, se n'è andato, poi. No, aprire. Anna, qui lasciamo chiuso, Stai zittina. Vado a vedere che c'è magari Foxy. No, io ti corro in faccia. Cioè, è tutta è ingrifatissima Foxy. È ancora nella sua tenda. Foxy è, no, è fuori, Anna, è fuori di brutto. Ha proprio tutti i piedi fuori. È tutta fuori completamente. Cosa c'è? Si è spostato Bonnie dietro di te. Ma dimmi quello che mi devi dire. Anna. Di? Foxy! Porca mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, se l'è preso, se l'è portato a casa ad Alex. Che ma fatta! Sei del mattino, ragazzi. Ma che bravi, i miei complimenti, voglio abbracciarvi. Di te è proprio bravi. Impossibile. Tutti bravi, Alex, anche tu, complimenti per il coraggio. Hai domato le tue paure, rimettiti fuori. Io assolutamente. Io voglio stare fuori, no. Perché quando sto dentro mi tratti male. Devi stare dentro tu, Anna, no, solo voglio sì. Stare fuori, voglio stare fuori. Anna, non raspare, devi stare dove ti dico io. Voglio adesso. Stare. Venite che tutti insieme andiamo a far partire la notte successiva, ragazzi. No, e poi ci prendo tutti. Ti ha rovesciato il qui. Cappellino festale. Dov'è che sta l'infame? Dov'è che sta l'infame? Sto qua fuori, sto qua fuori. Vai davanti al palco immediatamente. Cico, è vieni. Bruttissimo. Io posso stare qui, guarda, sono il mio posto. Sì, proprio al tuo posto, tu, ecco. Fuori. Io, fuori. Fuori. Qui. Guarda, ti devi pigliare un cagone che ne muori. Che ne muori. Vai, okay. Va bene. Cosa vuoi? Stanno per spostare. È normale. Notte quarta vuol dire soltanto una cosa: grande aggressività. Non guardarli. Mi si intrudono, dai. E lì. Se l'hanno codato di brutto. Oh, quanto si muovono. Sai cosa mi dispiace? Oddio.
Ho visto Foxy svegliarsi. Anch'io l'ho visto. Mi dispiace che non ci siano anche altri animatronics, però. Stavo parlando. Se io sto parlando. Lo so, ma ti stavo Se io sto parlando, puoi andare davanti al palco? No. E allora stai zitta. Vabbè. Sarebbe stato bene uno Shadow Freddy. Vai via, Foxy, chiudete! No, ma diciamo. Anche da ecco qua. Ecco. Ma ho chiuso! No! E mai hai riaperto poi! Davvero? Volevo vedere la luce. No. È entrata. Vabbè. E mo? Riparte? E da mo sola? Mo di farlo! Andiamo a premere, magari riparte subito la. La nostra. Ma secondo me premere! È stata colpa di Alex! Sì, perché mi hai distratto! Ma perché non stai zitto? Ma t'ho avvertito, Lion! Ma io stavo parlando! Io t'ho avvertito, t'avrebbe jump scarato. L'hai distratto. Tanto l'ha fatto punto. Lo stesso, per colpa tua. È un sabotatore. Imbecille. È partita? Non parte. Aspetta, va, che vado alla stanza di controllo. Perché miseria, mo faccio partire direttamente la quinta notte. No, ti prego, la quinta no. È impossibile, no. Lo sai. Vi do una lezione, vi faccio passare la voglia di fare. Di parlarmi sopra. Adesso. No, dai, io non voglio. Allora, te lo giuro. Anna dentro l'ufficio, Cico a destra, Alex a sinistra, come al solito. Ma io non abbiamo un problema. La porta di sinistra è chiusa. E l'ho riaperta, tranquilla. Ma mamma mia, cosa c'è? Dove sei? Vieni dentro, stai nel chilling, va tutto bene. È solo la quinta notte, c'è anche la sesta, quindi. No, no, si stanno già spostando. Stai zitto, stai lì, zitto. Ti volevo avvertire. Zitto. Avvertirai quando succederanno cose degne di nota, ok? Hanno sbattendo la testa al muro. Va bene, fallo anche tu. Bravo. Spacca la noce di cocco. È chiuso. Oh. Ferma, devi stare. Cosa? Tu sei buggata, porca miseria. Stai ferma, vedrai che andrà tutto bene. Arriva. Va bene, però lo sai come fanno? Prima di codarti ci passa un attimo, quindi aspetta. Che ne sai che la notte 5 mi corre addosso? Magari lo fa, speriamo che ti codda. Ecco, donne. Mamma mia, come arrivano, bubo. Che? Lì, nella telecamera era comparso scritto Chiudi! Oh, non ci posso credere! Vedi che correva addosso! Madonna, ma è un disastro, oggi. Stanotte è proprio. È proprio una notte ricca di eventi, questa. Foxy è uscito! È arrivato Foxy! Secondo me sì, perché qua non lo vedo. Anna, per favore. Non lo voglio aprire. Ciao, di nuovo! Mamma mia, ma è un codamento, È un codamento! Non aprire la mia porta! Non aprire quella porta! No, Anna, ferma, Anna. Anna, però, ascolta. Allora, adesso facciamo un patto perché ti giuro, ti faccio svenire ammazzate. Devi guardare il muro un attimo, ok? Bisogna avere la concentrazione. Allora, stai così. Allora, vediamo subito, perché qua bisogna uscirne, Qua è. No, Madonna santa. Non aprire la sinistra! Perché hai aperto? Io devo non aprire! No, aspetta che. Mamma mia, volevo accendere. Apri! È andata via? Bravissimo! Mamma mia, ma tu dove eri tutto questo tempo? Io ero morto, sai? Lì nascosto nell'angoletto. E qui? A sgommare. E qua se n'è andata, Bonnie, per adesso, però secondo me... non avverti! Sta arrivando Freddy qui. Allora, qua non abbiamo capito bene i ruoli. Foxy sta a fa cucù. Non puoi toccare le porte! Guarda. Fratello, apri la mia! Devi stare ferma, te lo dico io. Chiudi! No, deciditi, no! Fa fregarella! È la quinta notte, ragazzi, sono... No, Foxy fa fum! Vado a vedere Foxy, dai. No, non farlo! Torni in faccia, Lion! Oddio. Mamma mia! Peppino in carriola! Chiudi! Anna, non toccare nulla, l'abbiamo fermata non per aprite, la Madonna. Non aprite! Per l'intercessione della Madonna. Oh, ma non si può aprire nulla. Dall'altra parte pure è distrutto. È tutto pieno di gente. Posso aprire da qualche parte? No! Ma nella mia! Aspetta! Ok, nella mia adesso! Sicuro? Sì. Ok. Vedi, devi fidarti la di tua, me. La tua, Alex? No, c'è Bonnie a sinistra, no! Oh, sono solo le 2 del mattino. Non possiamo consumare la batteria, La tragicità! Lo so, ma ce la faremo, ragazzi. Stiamo andando Quanto veramente bene. Quante batterie abbiamo, Lion? Ma pieno, guarda. È tantissimo. Allora, sì! Tantissima. Power left è tantissimo. 2 del mattino, raga. Ottimo, Non che stiamo facendo? No. Non aprire a sinistra, ecco. Aspetta, tranquillo. Okay. Se ne sta fermo lì e vedo che la addosso. Strategia, raga, sta facendo la meglio su di noi. Stiamo dominando le nostre emozioni. Posso aprire, apri Alex? A sinistra, che se n'è andato.
Ottimo, fantastico, fratello. Chiudi. Per un pelo. Ah, capisco. Ho visto quello che sta succedendo. Vado a vedere Sono sudato. Vado a vedere se Foxy esce. Foxy, vai. Oh. No, no, tranquillo. Allora, Foxy è dentro, credo, però c'è Bonnie che è tutto lì, si fa il giro dei tavolini, è tutto incrifato. L'ho messo davanti al corridoio. Vedo, vedo. Anna, guarda tu le porte. Per un attimo, eh. Oddio. Oh. Mamma mia. Io... che brutto. Ti voglio uccidere. Posso aprire di qua? No, non aprire le mie parti. Ok, perché? Perché c'è Freddy lì, proprio, ho tutto in mano, cioè. No, no, lo vedo, lo vedo, vero, vero. È proprio ingrifato, Anna, hai visto? Stai nel chilling, zizzas! La telecamera è rotta, chiudo, chiudo, tranquilla. Tutto bene. Cico, posso aprire da te? Ok, per poco però, perché ci sta arrivando Cicamo. Ma madonna mia. Ma guarda lì, fanno a cambio. Ma è veramente la fiera del salsiccione, eh? Oddio. Ok, però se stiamo giocando bene, come ragazzi, dici tu? Ma stiamo andando di un bene che... stiamo andando talmente bene che secondo me potremmo stare tutti dentro l'ufficio con le porte chiuse. Vero? E rimanere guarda vivi. Guarda che bello. Ma non lo faresti mai tu. No, no, è molto bello che voi soffrite. Oh, oh, Foxy! Chiudi. Foxy, è andata? Ho capito come sopravvivere. No, it's me! Quello è Golden Freddy, in teoria. Dovrebbe uscire da qualche parte. Bisogna stare in guardia. State in campana se vedete qualcosa di strano, eh. Ah, io c'è Foxy che è fuori, sta ballando. Sta ballando? Tanti, secondo me. Posso uscire dalla tua, Alex? Adesso sì. Non è che esce Foxy e balla. No, aspetta, no, fammi... Lion stava ballando. Tutto eccitato, Bonnie, eh. Proprio. Okay, puoi aprire la mia, puoi aprire di brutto. Ok, apro quella di C. Chi la sente? Ora Foxy di nuovo, raga, tutto col ciollone, fa fora. Dai, per morire. La braccia accesa. Grazie, Alex, puoi sei aprire. Stato provvidenziale. Posso aprire? Sì, adesso sì. Oh no. Cosa c'è? Chiudi. Addio, Lion. Ma l'ho visto proprio. Vabbè, però siamo proprio duri, ragazzi. Non ci ferma nulla, non ci scalfisce ma niente. Ma sono ancora le tre. Quasi le quattro in realtà, sai? Chiudi. Oh, allora, Annina però, almeno di faccio io. Cioè, santa diazia. Ma non allora, è troppo lesto dire faccio io. Ma farlo basta, fai problemi. Hai ragione. C'è qualcuno che posso aprire, Alex? Fuori? A sinistra sì, per adesso. Sicuro, perché sentivo del rumore. Ma tu non ci sei? Non là, ero morto. Come ti permetti di morire senza non permesso? Non volevo. Aspetta che voglio vedere se... andare, Ah, guarda Cico che fa la scammellata. Vai, vai. Ma stai scherzando? Vai, vai, vai. Cosa c'è? Perché qualcosa... avvisano. Dovevo fare la scammellata, dicevi tu. Dovevi passare. Oh, attenzione. E la porta di destra si può aprire? Sì, penso. No. Brutta, brutta. Ho chiuso. Sono le 4 del mattino, ragazzi, tutto bene. No, vabbè, basta, è impossibile. No, no, la mia porta non si apre più, no, affidatevi. Crab bat. Aspetta. Mi sa che sono andati via tutti da qui, eh. C'è Cica, puoi aprirla per poco. Oh, vuoi andare al posto? Mi stanno possedendo, spammi a 20 minuti. No, vabbè, ma dai, basta morire, Cico. C'è Foxy che è uscito, l'ha fatto scabuzzino, eh. Ma c'è possibile. Aspetta un attimo, voglio vedere se... No, non andare, dai, no. Foxy è uscito. Oh. Ragazzi, potrei essere... Chiudi, Anna, chiudi la parte di Alex. Ok, allora, io mo devo passare. Anna, apri un attimo. Apro. Chiudi. Chiudo. C'è anche Foxy tutto di fuori, completamente. Sì, è tutto di fuori, di completamente. Mamma mia, di fuori. Qua, Cido, posso uscire? No, nella mia parte sono entrambi lì, sto giocando. Oh, Anna, ma sai cosa ti dico? Ma battiamoci nei palloni e noi rimaniamo chiusi dentro, perché abbiamo un sacco di batteria, cioè, guarda. Batteria. Cioè, siamo stati troppo sul pezzo. Oh, sì, apri, c'è Foxy. No, non ti preoccupare. Vabbè, qui soffrono fuori, eh. Ma noi siamo tranquilli nel chilling. Apri da me, almeno mi vedi. Vuoi entrare? Sì, ti supplico. Guarda, se ti trovi un angolino puoi stare, però non devi dare mai fastidio. Non mi vedi. No, sei troppo in mezzo alle palle così. Vai là sopra. Angolino. Bravo. Ok, sì, dai, ci sta. Ma mi posso mettere anch'io qua sopra? Peccato non l'hai fatto fino a mo, guarda, mannaggia te. Ma perché non me l'hai detto? Oh, stai zitto lì. Tu sì. Chi c'è qua? Foxy! Bonnie! Eccolo! Ma di nuovo!
Una coddata dietro l'altra, ragazzi. Un continuo di essere coddato è incredibile. Credo che Foxy sia anche uscito, eh. No, no, non oh, esci, vai fuori. Ecco che... No, no, che c'è? No! Non apri questa porta, eh. Anche l'altra non posso aprire. Non aprirla. Però quella di Chico sì. No! Oh, oh, oh madonna santa. Mamma mia, Anna, sai cosa c'è? Stai fermo, eh. No, no, vai fuori. Vai fuori, vai fuori. Puoi aprire, puoi aprire. Posso? Mamma mia, no, è arrivato l'altro. Oh, oh, abbiamo vinto! Ce l'abbiamo fatta! Top quality! La vittoria! Sei un attimo. Oh, guarda, finale del gioco, eh. Good job, see you next week. Ci hanno pagato $120, però. Non si vede perché è la brightness, però. Così vi assicuro che era un assegno da $120. Ma da per dividere. La vita. Da dividere, ragazzi. Quindi, $100 a me. 10 ad Anna e voi due vi prendete un ciuccia ciuccia. Un ciuccia ciuccia, però ve lo faccio io il ciuccia ciuccia, capito? Ah, buono! Ve lo incarto io, ve lo faccio io, capito? Ma che giusto! Però oggi non ci hai spaventato tu. Infatti, però si può sempre. No, 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 ti no, prego, siamo no, soddisfatti così. No, 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 ti condo! Una! Vieni qui, scrofa del Midwest! No! Camigna. No, e Alex, dov'è il bambino? No, 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 no. Dov'è il bambino dalle chiappe molli? Dove sei andato? Dalle chiappe cellulose. Dove sei? E quella stanza. È morto. Infame. Bene, per oggi io direi che mi posso anche fermare. Con grande gioia, tra l'altro. Abbiamo fatto la quinta notte qui. Però, sapete cosa? Potremmo fare FNAF 2 sempre qui su Gmod. Con tutti insieme. Che FNAF multiplayer, secondo me, è on point. Quindi fatemi sapere. Mettete un pollice in su, un commento se volete vedere anche FNAF 2, ma c'è Anna che mi spingeva da un'ora. Ma guarda che scrofa pazza. Ma proprio, cioè, lì a fare a botte mi nel porcile. Mi piaci tanto. Va bene, grazie. Per oggi ci fermiamo. E Lion out. Ciao.